Oh, eccoci qui, a un anno di distanza, pronto come al solito in questi casi a prendermi una miriade di critiche nei commenti e anche qualche insulto, perché no? Visto che il 3 agosto 2019, mentre ero in Puglia a fare l'animatore, caricavo sul canale un video all'interno del quale, come ogni anno, pronosticavo la classifica finale della Serie A, in questo caso Serie A 2019-2020, la più lunga della storia, visto che oggi è il 4 agosto ed è finita soltanto 2 giorni fa. Non serve che vi spiego i motivi. Però ovviamente, come avete letto dal titolo, io non posso astenermi dalle mie colpe, no? E quindi sono pronto a mostrarvi in questo video le posizioni che avevo pronosticato all'epoca, ovviamente messe a, insomma, con quelle reali che c'entrano poco e nulla. Però voi abbiate pietà nei commenti, che parlare dopo è sempre facile. Il problema è fare il pronostico prima. Io poi non sono Nostradamus, così. L'unica cosa che vi dico prima di cominciare a leggervi la mia classifica e poi ovviamente quella reale è di scrivermi qui sotto nei commenti se il campionato è finito secondo le vostre aspettative oppure no, se anche voi siete stati sorpresi come me. E adesso capiremo perché. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video, finalmente diverso da quelli che state vedendo ultimamente, nel senso che c'è tanta Superlega, ma è giusto così, perché è la serie che in questo momento dobbiamo portare avanti. A proposito, vi lascio l'ultimo episodio qui sopra nelle schede. Prima di partire, ovviamente, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi, se siete qui di passaggio o semplicemente appunto per insultarmi, ma voi iscrivetevi nel dubbio che sono sicuro troverete prima o poi dei video che vi piaceranno. Seguitemi su Instagram, c'è tutta la grafica qui sotto carina, e quindi detto questo, possiamo cominciare. Andiamo in ordine, dal basso verso l'alto, e quindi dall'ultimo posto ovviamente al primo, ultimo posto all'interno del quale io, e qui moltissimi mi linceranno, avevo piazzato il Verona, che in realtà è stata una delle sorprese di questo campionato. Ora, vi avevo fatto un discorso sull'Hellas, è comunque logico. Ho letto anche le rose che hanno queste tre nuove neopromosse. Credo sia quella un po' meno pronta, pur conoscendo tanto il campionato di Serie A, perché rispetto a Brescia e Lecce ha militato molto di più negli ultimi anni nella massima serie italiana. Sì, però è inutile che cerchi di giustificarti, Fede. Hai toppato alla grande. Al 20° posto, del resto, c'è la SPAL, che ha avuto una stagione complessa. Totalmente complessa. È già il primo errore, ma non l'unico, perché adesso vi infurierete ancora di più. Al 19° posto, nella realtà c'è il Brescia, ma io avevo ben pensato l'estate scorsa di mettere il Bologna. Lo so. Lo so, tra l'altro feci un errore all'epoca perché dissi questa cosa. Perché il Bologna? Perché purtroppo ha dovuto cambiare allenatore, lo sappiamo un po' tutti, in bocca al lupo tra l'altro a Sinisa Mihajlovic per un bruttissimo male che ha avuto ultimamente. Ecco, in realtà sappiamo poi come è andata a finire, nel senso che, errore mio, ma pensavo che le condizioni di Mihajlovic non gli permettessero di seguire la squadra, come poi è stato, quindi ha dimostrato ancora una volta la sua forza di volontà, il suo essere guerriero, e quindi ovviamente questo ha giovato anche alla squadra, che dal punto di vista sportivo non ne ha risentito, anzi ha fatto una grandissima stagione. Complimenti alla Bologna. Brescia, che anche qui, come per la SPAL, avevo messo un po' più su in zona salvezza, non senza qualche difficoltà, dissi. Però comunque sì, alla fine il Brescia non è riuscito a salvarsi, pur esprimendo a tratti qualcosina, ma ha dimostrato di non essere ancora pronta per la Serie A. Non è finita qui, perché io le retrocessioni le ho toppate tutte e soprattutto avevo messo come terza ed ultima retrocessa una squadra a sorpresa, vi ho detto, non che il Bologna non sarebbe stata a sorpresa nell'eventualità in cui fosse retrocessa, ma comunque sia avevo messo una squadra ancora più a sorpresa, ovvero l'Udinese, che tutti gli anni ha dei momenti di difficoltà, dei momenti di crisi in cui sembra veramente che debba retrocedere. Per esempio quest'anno l'ho avuto, vado a memoria, ad ottobre, però poi non è stato così. L'Udinese ha concluso al 13° posto, mentre secondo me sarebbe dovuta finire al 18°. Dicendovi che cosa in quel video lì? Che appunto il Brescia, già citato, e il Lecce si sarebbero salvate per il rotto della cuffia. Ora, ho toppato entrambe, è vero, però il Lecce si è giocata fino alla fine la salvezza, che secondo me da un certo punto di vista avrebbe anche meritato. Poi è vero, siamo abituati a giudicare tutto e tutti dai risultati, e quindi Lecce, ma difende male, è vero, per carità, però era anche una squadra che veniva da una doppia promozione e che quest'anno ha giocato a calcio esprimendolo al 100%, a Milano contro i rossoneri, anche a Torino contro la Juventus, in casa contro la Lazio vincendo, ci ha provato contro tutte, ha fermato l'Inter, insomma ha vinto a Napoli, quindi è una squadra che ha giocato, che ci ha fatto vedere qualcosa di buono e sicuramente, credo, mi auguro, tornerà poi
in Serie A l'anno prossimo. Per il momento la difesa ha detto che non era una squadra all'altezza da Serie A, hanno parlato poi i risultati e quindi ha concluso al 18° posto e non al 17° come avevo detto io. 17° posto che è del Genoa e qui invece non ho sottovalutato una squadra ma sopravvalutata perché io il Genoa l'avevo messa molto più su in classifica, soprattutto perché davo fiducia ad Aurelio Andreazzoli che prontamente è stato esonerato subito. Ma questo è un discorso che non condividevo neanche in quel video lì, quando poi ho fatto un discorso su Di Francesco, esonerato anche lui, e che ovviamente non condivido oggi, perché agli allenatori va dato tempo. Il discorso è semplice. Se tu prendi un certo tipo di allenatore che è noto per dover costruire, ma questo è un discorso che ho fatto anche per Maurizio Sarri alla Juventus e ne parleremo poi, però se tu prendi un allenatore che è noto per dover costruire, quindi non un gestore che è lì e si accontenta di quello che ha. No, tu devi costruire una squadra per quell'allenatore, non devi prendere i fenomeni, anche giocatorini, però adatti a quel modo di giocare. Se non lo fai, la colpa è più tua che sua. Andiamo avanti, perché al 16° posto io avevo messo appunto il Brescia, già citato prima, ma nella realtà c'è il Torino. Al 15° posto avevo messo il Cagliari e non ho sbagliato di molto, perché poi il Cagliari conclude al 14° a più 3 sul 15°. Al 15° in realtà c'è la Samp, che avevo messo nona, e non mi esprimerò perché comunque ho già parlato del Genoa e il discorso è identico. Se si cambia allenatore non si dà tempo per lavorare tutto. Ranieri ha fatto anche un lavorone rispetto a quelli che erano stati i risultati con Eusebio Di Francesco, al quale mandiamo un in bocca al lupo perché è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari e quindi vedremo cosa riuscirà a fare nella prossima stagione. Fatemelo sapere nei commenti, ovviamente, secondo voi, anche in generale il vostro pensiero su questo argomento allenatori, perché quando ho tirato in ballo Sarri, ovviamente il panico. Adesso però parliamo anche di allenatori meno blasonati, ma che comunque sono su quello stile lì. Abbiamo detto che il Cagliari è arrivato poi 14°, mentre io al 14° posto avevo messo la Spal. Al 13° ho messo il Parma, che poi arriva a 11°, quindi cambia comunque poco. Al 12° posto, nella realtà, ha concluso il Bologna di Mihajlovic, mentre io avevo messo il Sassuolo, che in realtà ha fatto anche meglio di così. Non si è qualificata per le coppe europee, ma comunque sì, ha fatto molto bene. All'11° avevo messo il Genoa, di cui abbiamo già parlato, Genoa che si è salvato all'ultima giornata di campionato. Al 10° il Torino, mentre la Fiorentina, nella realtà, è arrivata lì. Fiorentina che per un momento ha avuto anche paura di retrocedere, in realtà. Poi si è salvata, ha concluso clamorosamente in crescendo la stagione, riconfermando giustamente anche Iachini, e se lo meritava. Si sentivano tanti discorsi ad un certo punto su De Rossi, su sostituti, così come per il Milan, no? Si parlava di Ragnik, De Tuzia qua pelata, ma se un allenatore fa bene e soprattutto lo fa in un momento in cui, in questo momento storico, post-lockdown, tu non fai in tempo a finire un campionato che devi già iniziarne dopo un mese o un altro, e allora a quel punto magari cambiamo il meno possibile. Che è un qualcosa che non è scontato, perché la continuità, ripeto, nel calcio purtroppo manca. Al nono e all'ottavo posto troviamo nella realtà Verona e Sassuolo, mentre nella mia classifica troviamo Sampdoria già affrontata e Fiorentina già affrontata anche nella classifica reale. Attenzione, perché il settimo posto è una posizione un po' particolare. Perché qui in realtà io allora percepisco che ci sarà una squadra che deluderà un pochino le aspettative, ma sbaglio squadra. Però comunque il settimo posto è, ripeto, di una squadra che ha deluso. Nella realtà è del Napoli, che ha avuto un momento di clamorosa crisi nella prima parte di stagione. Gattuso ha risollevato l'ambiente, ha vinto la Coppa Italia, poi non è riuscito a centrare sesto o quinto posto, ma cambiava poco perché comunque la qualificazione diretta in Europa League l'ha centrata grazie al trofeo nazionale. Al settimo posto mio avevo messo una squadra che in realtà quest'anno ha spaccato tutto, ovvero l'Atalanta. E anche qui, no? Cioè, nel senso, io fa molto ridere quello che dissi l'estate scorsa. Riascoltate. Perché gioca la Champions League, quindi tutti sappiamo, lo sanno anche i giocatori di Bergamo, che il terzo posto dell'anno scorso non è impossibile da replicare, ma sicuramente molto molto difficile, quindi quasi impossibile. È incredibile perché il ragionamento è anche logico, ok? Se interpretato nell'agosto del 2019. Poi però l'Atalanta è come un Saiyan, non ha limiti, supera continuamente i propri limiti. Quest'anno arriva terza, come l'anno scorso, e rischia di arrivare seconda, ad un certo punto rischia anche di vincere lo scudetto.
è ancora in corsa in Champions League, vedremo come andrà, ma è un'Atalanta clamorosa. Io posso fare soltanto tanti applausi alla squadra e a Gasperini, che sta continuando a costruire qualcosa di meraviglioso. E quindi attenzione alla prossima stagione, perché io non vi dico che l'Atalanta partirà per vincere lo scudetto. Ne parleremo in un altro video, dai. Ne parleremo nel pronostico della prossima classifica. Quindi restate sintonizzati sul canale nelle prossime settimane. Adesso entriamo nella parte big, nelle prime sei. Allora, qui comunque ci sono più o meno tutte, però ovviamente l'ordine è leggermente diverso. Al sesto posto avevo messo la Lazio. In realtà poi la Lazio quest'anno ha fatto un campionato contro qualsiasi aspettativa, perché adesso non venitemi a dire che la Lazio partiva per vincere lo scudetto per qualificarsi in Champions. Sicuramente per qualificarsi in Champions e alla fine arriva quarta, ma non era scontato, o meglio, non era scontato che facesse quel campionato lì e che il quarto posto fosse quasi una delusione per come si era messa ad un certo punto. Complimenti a Inzaghi, questo quarto posto è suo, lo dico sempre e lo ripeto anche in questo video. Sesto posto, che nella realtà invece è del Milan. Milan che io avevo messo al quinto, cambia poco nell'analisi che feci rispetto poi a questo risultato. Una cosa concreta che cambia è l'operato di Giampaolo, perché Giampaolo, come detto già per Andrea Zoli, Montella, Di Francesco, viene esonerato troppo presto. E quindi io mi chiedo, perché hai scelto Giampaolo se non lo fai lavorare? Però probabilmente l'errore è stato fatto in principio, quindi si vira su Pioli, che poi ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione, è arrivato Ibra, e qui voglio rispondere a me stesso, perché soltanto uno stupido non cambia idea. Io ho fatto un video sull'arrivo di Ibra al Milan, bocciandolo totalmente, perché la dirigenza rossonera ha deluso molto ultimamente e ha deluso molte persone, anche molti addetti ai lavori. E quindi l'operazione Ibrahimovic mi sembrava un po' un facciamo stare zitti i tifosi, dai, comunque abbiamo preso Ibra, non sarà utile. Sciocco io, ragazzi, sciocco io, perché poi uno Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro si riconferma in condizione, e già questa è la notizia, ma Zlatan Ibrahimovic, anche non in condizione, sposta tanto. Non dico che sia come Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma in realtà sì, siamo lì più o meno. Perché vi dico questo? Perché c'è questa, c'è la testa nel calcio, c'è la motivazione che tu dai agli altri giocatori, c'è l'esperienza che porti ai più giovani. Insomma, ha alzato l'asticella il Milan con Ibra, e quindi devo correggere prima di tutto me stesso di qualche mese fa, e poi ovviamente dirvi che è stato fondamentale lui, come è stato importante Pioli. E al quinto posto c'è la Roma di Paolo Fonseca. Una Roma particolare quest'anno, una Roma che non va lontana dal mio pronostico. L'avevo pronosticata quarta e quindi in Champions League. Risultato non raggiunto, ma onestamente cambia poco, perché comunque mi aspettavo una crescita da parte della Roma, un lavoro comunque interessante e importante da parte di Fonseca. È vero, c'è stato un momento, anche più di uno, di affanno nell'arco della stagione, un momento in cui non sembrava esserci identità. Poi quell'identità la Roma la trova, col cambio di modulo, la difesa a tre, un'aggressività, una copertura, una squadra un po' più corta e comunque equilibrata, oltre che piena di idee, cosa che non sembrava essere, ripeto, in certi momenti della stagione. Quindi il lavoro di Fonseca c'è. Tra l'altro la Roma può ancora sognare la Champions League, perché in questa nuova formula dell'Europa League e delle coppe europee in generale per questa stagione ci sono partite secche. Quindi intanto vediamo cosa succede in questa settimana contro il Siviglia, poi se si dovesse passare il turno vedremo. Per quanto riguarda il quarto posto reale c'era Lazio, ma ne abbiamo già parlato, quindi voliamo direttamente al terzo, che è nella mia classifica dell'Inter, che poi in realtà conclude seconda grazie alla vittoria contro l'Atalanta all'ultima giornata, ma più o meno era lì, e il discorso che feci per l'Inter di Conte resiste ancora ad oggi, quindi un fuoriclasse che è in panchina. Tra l'altro l'Inter ha fatto una grandissima stagione, mi sono espresso su Instagram recentemente. Lì il problema è stato creare troppe aspettative, perché non potevi pensare, secondo me, di vincere lo scudetto quest'anno. O forse sì, ma non dovevi pubblicizzarlo così tanto, no? Non dovevi spacciarti per l'anti-Juve da subito, i giornali non dovevano caricare così tanto l'ambiente, perché poi quando è così puoi soltanto deludere le attese. Meglio partire con un profilo basso e far molto di più. Secondo posto, che nella mia classifica era del Napoli, perché a logica era giusto così, ma poi in realtà abbiamo già parlato dei partenopei che sono arrivati settimi in classifica, quindi secondo posto che è dell'Inter, primo, indovinato, della Juventus, che era la più forte, è la più forte e vince uno scudetto
che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, perché la sensazione è che l'abbia vinto col minimo sforzo ad un certo punto. È vero, ci sono state delle difficoltà, ma secondo me fondate e logiche, nel senso che nel momento in cui si è puntato su Sarri, si è puntato su un tipo di gioco prima che di risultato. Sarri è stato bravissimo ad adattarsi al contesto Juventus, perché lì devi comunque vincere, poi se giochi bene, ok, tanto meglio, ma devi vincere. Quindi era fondamentale per lui farlo quest'anno, tra l'altro complimenti, primo scudetto in carriera e tutto quanto, però adesso vediamo se il gioco che io, Federico Marconi, in parte l'ho visto in questa stagione, però comunque vediamo dall'anno prossimo. L'ho difeso fino adesso Sarri, ho preso le sue difese per un motivo molto semplice: i più grandi, Guardiola compreso, il primo anno in un club comunque ambizioso, hanno sofferto. Guardiola fece il triplete nel suo primo anno al Barcellona, è vero, molti lo ricordano erroneamente solo per quello, ma in realtà pochi ricordano che Guardiola il primo anno al Manchester City arrivò a stento in Champions League, non alzando neanche un trofeo. In pochi ricordano che venne esonerato dal Bayern Monaco non riuscendo a vincere la Champions League. Quindi non sto paragonando Sarri a Guardiola, sto dicendo che quel tipo di allenatore ha bisogno di tempo e di una squadra costruita anche per lui. Il mercato non lo ha fatto Sarri per questa stagione, lo hanno fatto Paratici e Agnelli. Lui si è ritrovato in un contesto in cui mi adatto e provo a ottenere il massimo. Oggettività. Poi può star simpatico, può non piacere e si può scrivere Sarri out sui social, però va bene lo stesso. Questa comunque, signori, era la mia classifica, praticamente tutta sbagliata, quindi vi ripeto, fatemi sapere la vostra qui sotto in modo pacato, cioè non serve insultarmi alla fine, lo so anch'io che non potrò mai fare Nostradamus nella vita, infatti ho deciso di fare il telecronista, amo raccontare le partite, ci sarà un motivo, no? Detto questo, ragazzuoli, appunto, fatemi sapere qui sotto comunque anche le vostre idee, la vostra classifica, cominciate a pensare a quella dell'anno prossimo, perché comunque il 19 settembre ufficiale si riparte e quindi tra poco, tra qualche settimana, uscirà anche il nuovo pronostico. Così come usciranno naturalmente nuovi video in questi giorni, quindi vi invito a rimanere sul canale, iscrivetevi, mi raccomando, attivate la campanellina e poi seguitemi su Instagram per restare più in contatto con me. Vi mando un bacione, never give up e bella ragazzi!